Bentrovati con le breaking news del mattino. La politica che apre il nostro osservatorio, perché Vincenzo Ceccarelli, capogruppo in regione del Partito Democratico, sarà il candidato del centro-sinistra nel collegio uninominale di Arezzo per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Via libera è stato dato questa notte dalla direzione nazionale del Partito Democratico. In lizza anche Roberta Casini, sindaco di Lucignano, piazzata al terzo posto nella lista del collegio proporzionale plurinominale che interessa tutta la Toscana meridionale più le isole. Per il Senato uninominale, il collegio Arezzo-Siena vedrà candidato il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. Non ci sono invece candidati aretini ben piazzati nel proporzionale del Senato. Ceccarelli, per essere eletto, dovrà conquistare un voto in più dei suoi diretti concorrenti che ancora non conosciamo. L'elezione del proporzionale invece in base ai voti di lista. Maltempo, tuoni e fulmini. La serata di domenica si è conclusa così in larga parte della provincia di Arezzo. L'ondata di maltempo ha interessato soprattutto la zona tra Ponticino e Castiglion Fibocchi, dove sono stati raggiunti 75 mm di pioggia caduta in pochissimo tempo. Temporali tipici di questo periodo, con il cambiamento climatico in atto, assumono una maggiore intensità e le immagini che avete visto hanno proposto anche una forte grandinata che si è accompagnata alla pioggia. E poi ancora tiene banco la nomina del nuovo vescovo. Le voci di Preferragosto hanno fatto irritare, usiamo un eufemismo, il vescovo Riccardo Fontano, che ha chiesto che la notizia non diventi oggetto di gossip e ha chiarito sulla ufficialità dell'annuncio, che sarà dato direttamente proprio da lui appena arriverà il semaforo verde dalla Santa Sede. È tutto con le breaking del mattino, appuntamento alle prossime edizioni.